Concetta, buongiorno! Buongiorno, Concetta! Buongiorno, la fai? Ma che è questo fatto che mi parlo con la camera così, caponata? Zitto! Fammi sentire! No, niente ancora! Ma che è stato, la fai? Devo mettermi in comunicazione con i marziani! Ah, perché tu così ti metti in comunicazione con i marziani? Ma così niente. Ma perché ti sta mettendo in comunicazione con questi marziani? Me l'ha detto il professore di Cesare. Ah sì? Sì, io ho detto, professore, ma per mettermi in comunicazione con i marziani come deve fare? Ma guardate, ha fatto un mezzo sorriso e ha detto. Devi parlare col naso. Ma Raffa, forse con la NASA devi parlare, no, con il naso. E che lo sai, ci parlano latino, parlano turco, parlano greco, può essere che ha parlato mezzo greco e mezzo latino. Ah, comunque tu ti chiedi di parlare con la NASA, che è l'ente di ricerca spaziale americano, Raffa. Chi lo dottor dicesse, dai, una cosa così potruana, anzi, che tu sei insistente. Il professore dicesse, è un grande professore, mi ha detto una cosa importantissima. Perché io devo parlare solo Ma perché vuoi sta parlare con Salini? No, io non sto capendo sta cosa. Ma devo parlare solo con i marziani, perché devo sapere se la loro venuta qua sulla Terra è prevista in tempi stretti o in tempi larghi. Ah, perché ti interessa questo fatto? Mi interessa sicuramente. Ma perché? Sì, perché mettiamo che tra 1000 anni vengano qua i marziani sulla Terra. Esatto, no? E devono trovare, che sa, un cappello mio. Ma questo cappello di chi è? Questo cappello, cioè, ci marziano come. Ma questo cappello di chi è? Come è? Allora devono sapere che questo cappello è appartenuto a Raffaele, il più grande portiere del Vomero di tutti i tempi. Ma Raffaele, non lo sto capendo. Allora, tu devi sapere che io l'altra sera ho visto un documentario su queste cose spaziali. Hai capito? Ho visto le galassie, i buchi neri, ma non hai idea, c'è di buco, che sta la nera, tu guarda in nero, non si vede niente. E poi ci stanno questi marziani. Allora io ho pensato che se vengono i marziani e trovano il cappello e guardano il cappello che è il cappello mio, io ci faccio trovare il cappello e ci faccio trovare pure un bel memoriale delle mie gesta. Hai capito? Sì, io devo portare. Allora, tu non ti preoccupare, Raffa, che noi ti ricorderemo pure noi fra 1000 anni, quando arrivano i marziani, no? Mettiamo una bella targa qua fuori. Qua si veniva a infrattare il portiere del Vomero durante le sue ore di lavoro, capito, Raffa? Le ore di lavoro, devi lasciare ai vostri, come si dice, ai vostri l'altro sentenza, la devo lasciare una cosa per i miei figli. Perché? Perché non la sapevo. Perché non avete dei figli? No, chi c'entra? Però quando è stato in gioventù? Ah, qualche scappatello in gioventù, mi ricordi? Scappatello proprio no, perché io veramente quando ero giovane non scappavo veloce, scappavo lento. Allora nel momento che scappavo, quando arrivavo la preda era già scappata, hai capito? L'unica preda che è rimasta, che poi è diventata proprio una preda ferma così, è stata mia moglie, quella che me l'ha già avuta pigliata per forza. Ma comunque per i figli non bisogna mai mettere limiti alla divina provvidenza. Ah, certo. Hai capito, no? E quando inizieresti a scrivere questo memoriale? Io vado a prendere una ricima di carta, hai capito? La porto qua, io ho detto e tu scrivi. E ma io sapevo che ci azzeccavo pure i miei seguai. Tu, Raffa, tu la notte devi dormire, ti pigli troppi caffè, oi, ti pigli e fatta una camomilla. Borbone, naturalmente.